Ciao amico batterista, alcuni di voi mi hanno espresso i loro dubbi sul capire come si legge uno spartito di batteria o comunque come si leggono le note, che anche per noi batteristi conoscere la lettura è indispensabile, anche se non suoniamo uno strumento melodico come può essere il pianoforte. Quindi in questo video voglio, diciamo, cercare di essere il più sintetico possibile, ma soprattutto il più chiaro possibile, per farti capire quanto alla fine è semplice capire la lettura delle note e comprendere i loro valori. Allora, noi dobbiamo partire dal concetto che ogni canzone ha una propria velocità. Questa velocità viene scandita dal tempo con i battiti, ok? Questi battiti chiaramente vengono misurati in BPM. La sigla BPM corrisponde a battiti per minuto. Infatti, una velocità di 60 bpm equivale a 60 battiti del tempo all'interno di un minuto dell'orologio. Chiusa la parentesi del BPM, questo per dirti che ogni battito del tempo corrisponde a una nota nera con la gambetta che si chiama semiminima e vale un battito del tempo, cioè un quarto. Una volta che tu hai capito questo, devi solo capire che all'interno di questo battito io posso farci stare teoricamente quante note voglio, cioè io posso scomporre, suddividere il battito in due e quindi otterrò due note da un ottavo che si suoneranno all'interno del battito. Se il battito è questo, ta 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 ta, e avrò le crome. Se invece lo voglio suddividere in tre note, avrò le famose terzine, che sono sempre note, attenzione, che hanno la stessa cadenza, note regolari. Quindi avrò ta 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 ta. Posso suddividerlo in quattro e quindi avrò i sedicesimi, le semicrome. Ta 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 ta. Posso, poi da qui in poi diventa un pochettino più laborioso perché esistono figure irregolari come la quintina, la settimina. Quindi io posso anche suddividerlo in 5, in 6, in 7 e naturalmente in 8, fino ad arrivare ai 32esimi. Quindi il battito fondamentalmente si può dividere in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7 e in 8. Tutte note che vengono suonate nello spazio di un battito. Naturalmente abbiamo note anche più lunghe del battito, ma note che magari valgono due battiti. Quindi se questa è l'unità di misura, il nostro BPM, una nota da due quarti sarà pa, pa. Come vedete la stacco è solamente sul primo battito, sul secondo invece c'è il prolungamento della nota. L'attacco è dove proprio suono. Se sono un pianista è dove metto, appoggio le mani sui tasti, se sono un batterista è dove con la bacchetta do il colpo con la bacchetta, ok? Do il colpo sul tamburo, quello è l'attacco. Se ho una nota da quattro quarti invece durerà 4 battiti, quindi ok, io spero di essere stato chiaro, anche se sintetico, per farti capire che alla fine le note non sono così difficili come uno può pensare, basta solamente mettersi lì e gradualmente fare degli esercizi mirati come faccio fare io ai miei studenti, partendo dalle semiminime, letture sulle semiminime e piano piano poi si va avanti per gradi, ma soprattutto molto lentamente, perché le note sono da metabolizzare bene perché servono sempre. Ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia piaciuto, se l'hai trovato interessante metti un like. Commenta se hai qualche dubbio. Ti ricordo che sul mio sito stilfoglia.wordpress.com potrai scaricare gratuitamente l'ebook gratuito che ho preparato per te, che si chiama La tecnica delle mani, dove troverai illustrate e spiegate
nel dettaglio tutte le tecniche delle mani come il free stroke, l'half stroke, il tap, l'up, il full down, tutto questo per te. Quindi non perderti questa occasione. Ciao, alla prossima!